Un tempo erano due città separate, anzi, per essere precisi, tre. Ubuda, Buda e Pest, come dicono qui, divise dal Danubio. Si trattava di tre anime profondamente diverse che però nel 1873 furono riunite sotto lo stesso nome di Budapest. È la città che visiteremo oggi insieme, concedendoci di tanto in tanto qualche piccolo piacere nelle sue acque termali. Conquistata dai Romani, governata dagli Angioini, invasa dai Turchi, appartenuta all'impero austriaco e al blocco dell'Est in epoca sovietica, Budapest ha un passato burrascoso che l'ha continuamente trasformata. La sua unica costante è il cambiamento e la città va interpretata proprio nelle sue stratificazioni storiche, soprattutto perché ognuna è stata assimilata alla Magiara. Magiari, forti, liberi e riducibili sono gli antenati degli ungheresi. Arrivarono dagli Urali nell'896 guidati da Arpad, portando con loro una lingua molto misteriosa e complicata che in tutta Europa trova soltanto un parente, il finlandese. Guardiamo le scritte oppure i cartelli intorno a noi. Etterem vuol dire ristorante. Parla italiano invece si dice Bezzel o Lazzul. Cinema si dice Mozzi. Insomma, davvero non si trova un suono comune ad un'altra lingua europea. L'identità magiara è custodita gelosamente, ma è chiaro che ha subito l'influenza delle altre culture e ognuna ci ha messo del suo, chi la paprika, chi la musica, chi la gioia e chi quel pizzico di malinconia. Un cocktail dal gusto deciso, qualsiasi esperienza a Budapest ha quel carattere, quella personalità. Una nota di violino, un bicchiere di vino, un piatto di goulash e persino una vista panoramica sulla città. Buda, questa quaica e nobile. Pest, là in basso, moderna e dinamica. In mezzo il Danubio. La città dall'alto è talmente bella che porta addirittura il sigillo dell'UNESCO. Siamo sul bastione dei pescatori, che si chiama così perché è stato costruito agli inizi del Novecento proprio sulle rovine del mercato del pesce e lungo il tratto di mura che era allora difeso dalla Corporazione dei Pescatori. Qua si abbraccia tutta la città e oltre alla bellezza se ne coglie quel carattere di cui parlavamo. Le meraviglie architettoniche esprimono prima di tutto una personalità originale, mai banale. E anche ciò che viene definito storico, spesso qui a Budapest è la ricostruzione di qualcosa che era andato distrutto, eppure l'insieme è inconfondibilmente ungherese.